Un accertamento tecnico preventivo per far luce sulle responsabilità e ridare impulso all'inchiesta sulla tragedia di Cristina Rosi e della figlia Caterina Succi, scomparsa un anno e mezzo fa. A chiedere il marito della giovane madre, Gabriele, che non si è mai arreso. Era il luglio 2020 quando Cristina ebbe un arresto cardiaco prolungato al 7° mese di gravidanza. Lei era in coma quando la figlia Caterina è stata fatta nascere con un parto cesareo d'urgenza. Da allora un lungo calvario, gravida. Danni neurologici per entrambe. La piccola Caterina è morta un anno e mezzo fa all'ospedale Fiorentino Meyer, dove era stata ricoverata per una grave infezione polmonare. Noi chiediamo essenzialmente che si proceda a chiedere rinvio a giudizio, perché a questo punto le indagini sono state svolte, vi sono già ben due consulenze fatte dalla Procura della Repubblica di Arezzo, che sanciva responsabilità di vari sanitari. È stato trasferito per competenza territoriale a Firenze, non mi sembra un caso molto complesso da istruire per chiedere un rinvio a giudizio. L'inchiesta, coordinata dal PM Marco Dioni, era partita nel gennaio 2021 dopo una querela contro ignoti. Indagati per omicidio colposo 3 medici di Careggi e per lesioni gravissime un medico aretino in relazione alla cardiopatia di cui soffriva Cristina. La procura aveva anche nominato un collegio di periti guidato dal medico legale Marco Di Paolo dell'Università di Pisa. Il fascicolo era stato poi trasmesso a Firenze per competenza territoriale. A distanza di un anno, la famiglia chiede ai magistrati di fare presto. Già i consulenti del pubblico ministero nominati dal dottor Dioni ad Arezzo avevano sancito una responsabilità di vari sanitari. Allora, questa responsabilità noi abbiamo chiesto che venga accertata anche da dei CTU, cioè da dei consulenti tecnici d'ufficio nominati proprio dal Tribunale Civile, in attesa ovviamente che la Procura della Repubblica di Firenze voglia finalmente prendere delle decisioni in merito, perché ad oggi non ha preso nessuna decisione né nei confronti per le lesioni gravissime subite dalla mamma e né per l'omicidio della piccola.